Buonasera a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo in un nuovo episodio della recensione di Dragon Ball Super. Quest'oggi recensionerò l'episodio 119, andato in onda stamattina alle 8, ovviamente in Giappone. Io l'ho guardato ovviamente sottotitolato in italiano. Vi ricordo sempre di passare qui sotto in descrizione che c'è il link per la pagina Facebook di Dragon Ball Super Italia. E anche, se mi ricordo, metto il link di Telegram dove caricano proprio questo episodio. Grazie a loro che ogni volta ci danno questi fantastici episodi in anteprima, tra parentesi, dato che già verso le 8 io posso iniziare a vedere l'episodio. Diciamo che questo episodio mi è piaciuto, non c'è tanto di trama, però in generale l'episodio alla fine mi è piaciuto, non come gli scorsi, perché veramente gli scorsi sono una leggenda secondo me. Anche lo scorso episodio, che non ho recensito perché non ero a casa, però ragazzi è uno tra i miei preferiti in fatto di trama, perché è stato eliminato l'universo 2 e l'universo 6, ma sono stati dati degli scorci di trama veramente bellissimi. Per esempio in questo qua di trama ce n'è, ma non tantissima, perché vediamo che gli ultimi tre combattenti dell'universo 4 si scontreranno con i combattenti che sono rimasti, in particolare i combattenti dell'universo 7, cioè il nostro universo. E quindi, descrivendo in breve questi tre personaggi in cui si basa praticamente tutto l'episodio, abbiamo il primo personaggio che è invisibile e riesce a mantenere la propria aura a zero e quindi non può essere individuato dai nostri eroi. Ma Gohan, con tanta arguzia e essendo anche molto intelligente, riesce a capire un modo per poterlo vedere. E infatti alza un polverone che riesce a rendere visibile proprio questo nemico. E infatti Piccolo alla fine lo sconfigge. Nota importante da prendere è per il maestro Muten, che dice a Gohan che praticamente lo può rendere visibile tramite il sangue. E questa è una cosa bellissima perché è un ricordo del, mi sembra, il secondo combattente di Baba, proprio all'inizio in Dragon Ball normale, quando praticamente Yanko deve combattere con un uomo invisibile e Krillin, se non sbaglio, abbassa il vestito di Bulma e il maestro Muten sanguina dal naso e riesce a rendere visibile questo nemico, e così Yanko riesce a sconfiggerlo. Ed è una cosa veramente bella perché proprio si ritorna alle origini e comunque in questo torneo del potere stiamo vedendo molti riferimenti al vecchio Dragon Ball. Poi il secondo nemico è una specie di alieno che crea una cupola dove dentro questa cupola si possono creare dei personaggi che sono tangibili, che cioè loro possono colpire in questo caso i nostri eroi dell'universo 7. Ma per esempio in questo caso Piccolo e Gohan non possono colpirli. Però comunque alla fine si riesce a capire che era proprio questo gnometto, questo alieno, a creare tutte queste illusioni e quindi Piccolo riesce a sconfiggerlo e a buttarlo fuori e quindi praticamente tutte queste illusioni se ne vanno. E anche il secondo è andato giù. Il terzo è molto interessante perché loro pensano subito che sia un altro invisibile e diciamo Kitela fa anche la parte dell'offeso, infatti dice no, l'avete scoperto di nuovo, adesso perderò. E infatti, perché Piccolo dice che riesce a sentire la sua aura e quindi è come se lo vedesse, anche se questa volta è invisibile, comunque lo riesce a colpire proprio per quest'aura. Però proprio in questo momento arriva Piccolo, che è al limite e capisce dov'era e gli dà un colpo, però non lo colpisce e viene buttato giù, proprio perché si è fatto illudere di questa cosa. Dopodiché è il turno di C17, che viene fregato anche con lo stesso trucchetto o tranello, illuso che stava colpendo veramente il nemico, dato che sentiva l'aura in quel punto, ma alla fine non riesce a colpire e quindi subisce dei danni e sta per essere buttato fuori, ma Goku riesce a salvarlo. E in questo momento Kitela dice che era tutto uno scherzo e in verità questo è il loro asso nella manica e probabilmente non capiranno il trucco. Invece il C17 ci dà dimostrazione di essere veramente intelligente,
e infatti capisce che loro percepiscono Laura perché quell'essere non è invisibile. E poi si viene a scoprire che è un insettoide, cioè un piccolo insetto che, comparato per esempio come potete vedere qua alla scarpa di Goku, è veramente piccolissimo. E quindi loro sentono Laura, lo colpiscono, ma in verità è così veloce e così piccolo che è veramente difficile da prendere. E questo insettoide dice: adesso che avete scoperto il mio potere, comunque non mi potete sconfiggere perché io sono veloce e non mi faccio colpire. E questo infatti è vero. E Goku dice: come potremmo fare? E C17 ci dà ancora dimostrazione che è un personaggio veramente intelligente e intuitivo. È un personaggio che è stato caratterizzato in questo torneo del potere veramente benissimo. Uno dei personaggi, diciamo, che mi piace di più di questo torneo del potere, perché dice che non ha le ali e quindi si muove solamente saltando. E quindi, in questo modo, se non gli danno possibilità di saltare e quindi di muoversi, lo possono colpire facilmente. E infatti Goku per 3 volte dà un pugno al terreno in modo da sconnetterlo e far alzare delle rocce in modo da occultare sia la vista che il movimento di questo nemico. E proprio quando questo nemico era molto sballottato, C17 lo cattura e infatti lo lancia in questa pallina che poi come una palla da calcio la lancia e lo butta fuori dall'arena. E così, dato che era l'ultimo combattente dell'universo 4, proprio questo universo viene eliminato. E ragazzi, mi fa strano, ma sono rimasti solamente 3 universi. E probabilmente nel prossimo verrà eliminato anche il terzo, perché nelle anticipazioni vediamo proprio che mancano 4 combattenti del terzo universo, che praticamente sono 3 robot più il maestro di questi robot. E questi 3 robot si dice che si fusioneranno. E quindi sì, diventeranno più forti, ma se elimini quel robottone, ne elimini 3 contemporaneamente. E quindi vediamo anche Gohan che dice di voler usare tutta la sua potenza insieme a Goku e Vegeta. E quindi mi sa che per l'universo 3 c'è vita breve. I pronostici erano esatti, cioè l'universo 11 e l'universo 7 rimarranno gli ultimi. E speriamo che Goku abbia quel potere rosso che vediamo nella opening, perché io non aspetto veramente altro. Quindi vi ho spiegato questo episodio, è stato abbastanza carino. Se dovessi dare un voto generale all'episodio, darei un 7, 7,3, diciamo, in generale. Quindi è un episodio che mi è piaciuto abbastanza. Io vi ricordo di passare anche dal nostro canale a guardare tutti i nostri altri video. Aspettatevi in queste settimane anche dei video infrasettimanali che abbiamo registrato io e Francesco, da caricare ogni settimana. Adesso dobbiamo decidere il giorno, ma credo o mercoledì o giovedì, che si alterneranno, oltre ovviamente alla mia recensione di ogni domenica. Passate alla nostra pagina Facebook e dal nostro blog. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!